Like I'm trapped in my damn mind. Tell the feeling like I'm rapping it down live. Gentle. My life is a damn game. Nigga really wanna die. Buonasera, benvenuti a TG di Casa Mia, ben trovati, ben ritornati qua con me in compagnia di tante notizie e di tante persone che oggi ci hanno voluto salutare. Ringrazio Biagio Izzo, ringrazio il nostro grande padre Salvo che direttamente dalla diocesi di Pozzuoli ci darà gli ultimi ragguagli su come comportarsi dopo Pasqua come cristiani, e vi raccomando non perdetevi l'intervista particolare dai tetti. Vi ricordate la Pasquetta che abbiamo appena trascorso e la notizia che ha fatto scalpore? Abbiamo l'autore in diretta in collegamento da Palermo, l'ha intervistato per noi Matranga, Tony Matranga dalla Sicilia. Vi voglio dire che avremo anche altri amici che ci hanno lasciato alcuni video di saluti, ma la cosa più importante è che questa quarantena fino al 3 maggio non si sa, continueranno, hanno aperto le cartolerie, i negozi di bambini, forse dal 20 aprile addirittura ci saranno di nuovo consegne di cibi da sporto, tra cui le pizze, la nostra pizza meravigliosa, ma a mare noi ci andremo? Guardate quest'estate che ci aspetta. Cioè praticamente 3 metri di distanza, chiusi in questi plexiglass, con i costumi, il caldo, penso che faremo la sauna. È questo che ci aspetta, ragazzi? Secondo voi? Chi lo sa? Vi andate a vedere questo, andate a vedere poi questo servizio, lo cercate su internet, ma io veramente non ho idea. Siamo veramente rovinati. Passiamo subito agli effetti di questa quarantena, ragazzi, non se ne può più. Effetti Covid. Se cade mietta mascherina e lascia fuori un as. O sacci che succede, sappanna nell'end. Ma si inunda mietta buona che non serve a niente. Si da lieve ogni momento, sai capo se rompe. Non serve manco cazzo si da mietta in fronte. Non si mette sotto quello, magari è una sciarpa. Te le mettere buone, si entra a Radio Mart. Buongiorno a tutti, facciamo entrare Emanuele. Per te c'è Lina! Scusa Maria, ma Anna del terzo piano? Anna del terzo piano non c'è, sta facendo impazzire! Vabbè io esco, ciao! I virus che partono, come vediamo! Don't want no short dick man. 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 Vai. Don't in tutto. È uscito dal paniere di Luca, quindi mettiamo il numero 25 da parte e andiamo avanti, perché ci sono due panieri. Lino, ok, prossimo numero lo dici tu, Fla? 72 72. Questa è un'idiozia, non si può camminare per strada senza
ragione motivata. Bene, rientriamo. Avete visto le cose pazze di questa quarantena, la pasquetta assurda, le tombolate, i giochi. Ma dopo avremo un'intervista dell'autore della bracciata sui tetti a Palermo. Ma adesso voglio presentarvi subito un attore, l'attore il più importante. I saluti di Gianni. Andiamo a vedere Gianni l'attore, Rosario Lagna. Signore e signori, ecco a voi Gianni l'attore! Gianni. Buonasera, io salve. Sono Gianni. Salve, piacere. Lei, insomma, cosa fa nella vita? L'attore. Io sono Gianni l'attore. L'attore tutto attaccato senza la poscia. Sicuri che fosse bravo? No, no, Gianni sono. No, dicevo, siamo sicuri che lei è bravo? No, Gianni sono. Ciao Luca, e grazie per la linea, anche se la linea in questo momento se ne sta andando. Benvenuti in diretta da casa mia per la rubrica Cosa fare a casa in quarantena. Beh, si possono fare un sacco di cose, ad esempio si può leggere un buon libro, si può cucinare, si può fare la ginnastica, questa mi servirebbe, si può imparare a fare qualcosa che prima non si sapeva fare. Io ad esempio sto imparando a usare la chitarra, a suonare la chitarra, e la prima canzone che ho imparato è questa qua. Gianni, 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 pompetta, e grazie assai. Hai visto? Bisogna sempre migliorarsi, quindi ci proverò ancora a suonare e voi fate qualcosa di costruttivo, così può essere utile in questo periodo. Ciao a tutti, io continuo a suonare. Gianni, 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 pompetta, e grazie, non lo fare, non lo fare. L'avete riconosciuto tutti, penso, Gianni l'attore, Rosaria Lagna, ti ringrazio per questo video. La sua quarantena ha imparato a usare la chitarra, ma noi abbiamo usato qualche strumento in particolare in questa quarantena? Non credo, oltre a mangiare abbiamo fatto poco. Passiamo subito al prossimo saluto, e non poteva mancare il nostro Biagione nazionale. I suoi saluti, Biagio Izzo. Siamo troppo bigotti, siamo ristretti mentalmente. Il discorso è che noi non dovremmo mai sapere che la nostra donna è già stata con un altro. Non sia mai! Questa cosa ci distrugge internamente. Guarda Luca, chi è sto Luca? Un mio fidanzatino di quando eravamo ragazzini. Ah, perché c'è stato uno prima me? Oh dai, eravamo bambini, non abbiamo fatto niente. Ecco, ora qui dovrei balzare, lei tutti e tu. Oh, Luca era un bambino, i bambini sono chiusi tutti qua. Sono curioso, vanno tu qua. Ma dai, eravamo dei fanciulli, non abbiamo fatto niente. E che era, amore platonico? Vabbè dai, basta. L'abbiamo fatto solo una volta, in macchina. Ma cosa vuoi che si fa in macchina? Cosa fai in macchina? Hai capito? C'è gente che in macchina si è fatta in un stato di famiglia. Ha concepito il primo genito, il secondo genito, e pure qualche figliestra macchina, va! Un saluto a Luca e al TG di casa mia. Ti voglio bene. Grazie Biagio per i saluti. Anche lui segue il TG di casa mia. Vabbè, gli ho dovuto mandare gli spezzoni per fargli capire che si trattasse. Vabbè, io voglio dire subito una cosa, un attimo la grafica della protezione civile, perché comunque si sta stanno ancora aumentando i casi di coronavirus, anche se abbiamo raggiunto il picco, come sapete. Ci sono ancora alcuni focolai qui in Campania. Adesso passiamo agli amici di Casa Marcello. Casa Marcello, non so se ricordate anni fa Ai Fatti Vostri e Marcello Cirillo, il mitico maestro cantante, musicista, non so come definirlo, ma fa una trasmissione bellissima sul web, su YouTube, in compagnia del nostro tecnico Alberto Trabucco, che tutti conosciamo per le sue qualità tecniche, è un maestro in tutto, ma andiamo a vedere di cosa si tratta e vi raccomando, seguite la sua trasmissione sul web. Ha tanti ospiti dalla TV nazionale. Andiamo a vedere di che si tratta. Vai! Nessuno ti giuro, nessuno, nemmeno il destino ci può separare, perché questo amore che il cielo ci dà è sempre vivrà. Di tutta la
vita, la gioia infinita che sento con te, solo con te. Caro Luca da casa Marcello al TG di casa mia, un grande abbraccio da parte mia e da parte del grande Alberto Trabucco. Ciao! Ciao Luca, non so se avrai il coraggio di pubblicarlo, io ti mando un grande saluto, sei un grande, veramente grande, il tuo TG è fenomenale. Un grande, grande, grande saluto da Roma, un tuo fedelissimo ascoltatore. Ciao, ciao! Grazie agli amici di casa Marcello, un bacio a voi, grazie e seguiteli tutti. Adesso abbiamo l'intervista, prima dell'intervista speciale dell'autore che ha fatto quella bracciata sui tetti a Palermo, andiamo a vedere un attimo il servizio di Pasquetta sui tetti a Palermo. A differenza dell'uomo di Neanderthal, la lingua dei Cro-Magnon è più ricca e complessa. È la molla per lo sviluppo dell'arte e della cultura. Permette agli individui di formare gruppi sociali molto più larghi, di scambiare le merci e di formare alleanze nei momenti di bisogno. Il fuoco assicura calore, ma lo strumento più potente è il linguaggio. Signori, gadabite e bevete! Ehi, Concepirus! Questa è la vitamina Concepirus! Gli uomini di Neanderthal furono cacciati dalle loro vallate e spinti sugli inospitali altopiani della Croazia e della Crimea, o a ovest, verso le coste montuose di Italia, Portogallo, Spagna e Francia. E infatti andiamo subito in diretta con Matranga, che ha un collegamento telefonico in diretta per noi. Andiamo a sentire l'intervista al signor Spagnolo dai tetti della Sicilia. Matranga, vai! Ciao Luca, parliamo di coronavirus e lo facciamo con l'esperto, il nostro virologo, economista, antennista, il nostro dottore Spagnolo, che ci dirà che cosa ne pensa realmente del coronavirus. A me il virus mi passa con il noto dopo quegli anni che cominciò, si da quando finisce, sogno pensionato, ho parlato a 60 anni pensionato a me, addosso, mangio, cucino, mette vietto, ma che non interessa un virus. Ma ci mentirei, ma poi finirà. Dottore Spagnolo, lei aveva una teoria sul fatto comunque che la quarantena sta portando delle belle cose a livello sentimentale, a livello, i sentimenti sono in evoluzione, l'amore a cospetto di tutte le persone che hanno bisogno. Ce la può spiegare in due parole? Ah, ma quanto mi ami, dirà tutto il mondo. Va bene Luca, da Palermo è tutto, ricordando che non siamo tutti così, ma voi sapete bene questo discorso. Ciao, speriamo che questa gente, insomma. Grazie, grazie Tony, grazie, abbiamo avuto un'esclusiva proprio, grazie, questa intervista fantastica della Pasquetta sui tetti a Palermo. Adesso andiamo a salutare gli amici di Villa Perbene, sì. Ebbene sì, finalmente gli amici di Villa Perbene ci hanno mandato un video saluto e vi ricordate il pupazzo di De Luca che allieta tutti i nostri telegiornali, il nostro presidente, il nostro governatore, il nostro tutto del Sacro Romano Impero, eccolo a voi gli amici di Villa Perbene, il loro saluto, grazie a tutto ragazzi, grazie a tutti ragazzi. Mandiamo i carabinieri, carabinieri. Ma li mandiamo con i lanciafiamme. Siamo lì, la bestialità totale. Bestialità totale. Vi dovete cioncare nelle vostre case. Vi tolgo il tasto esca dalle tastiere. Non vi faccio più uscire neanche a livello metaforico. Non vi faccio più uscire dagli schemi. Non vi faccio più uscire dal seminato. Io se mi fate incazzare non va faccia scimanca a rientra. Vi dovete cioncare a casa, chiudere dentro, ma non solo in senso letterale. Se andiamo avanti così emanerò un'ordinanza per cui ognuno di voi sarà obbligato a chiudersi in se stesso. Altro che popolo allegro, solare, un popolo introverso vi faccio diventare.
Un saluto a Luca, ciao, Alvino, ciao, per Alvin, il suo TG da casa. Ciao Luca da Villa Perbans. Villa Perbans. Ciao. Grazie ragazzi, grazie a Chicco Paglionico che ci dà sempre queste perle con il nostro pupazzo di De Luca. E passiamo subito a Rigi Casa Mia a un'altra nuova cosa, una notizia importante che ci vuole dare Suor Paolina, che ha intervistato Padre Salvo. Vediamo il dopo Pasqua, una lieta notizia, se ce la dà Padre Salvo, vi prego. Grazie per la linea, anche oggi siamo qui con Padre Salvo La Porta. Buonasera padre. Buonasera piccere. Cioè, ti posso chiedere una cortesia? Certo. Allora, ascoltami bene. Un contadino ha due campi dove coltiva ogni campo 30 kg di patate. Quest'anno, a causa di una grandinata, in un campo ha coltivato la metà delle patate. Quante patate ha in tutto il contadino? Padre, ma cosa c'entra? Lo sai o non lo sai? Mi faccia pensare, 2 per 30. Fa 60 meno 15, 45. Sicuro? Sì. Poi un attimo. Scrivo 45 a papà e abbiamo finito pure la matematica. Amen. Amen. Ma è una preghiera. No, è una liberazione. I maestri non si sopportano i compiti tutti i giorni a caricare questi compiti sulle piattaforme. Non ce la faccio più. Padre, ma è peccato. È peccato. Vabbè, padre, mi racconti com'è andata la festività pasquale? Va bene, quello che dobbiamo restare a casa, non bisogna fare gli assembramenti. Se lo vede De Luca ci manda i carabinieri con lanciafiamma. Ma nessuna festa, io ho detto festività pasquale. Nel senso, volevo sapere com'è andata la Pasqua. Adesso me ne fa. Ah, la Pasqua, benissimo, Gesù è resuscitato e io mi sono ucciso a tavola. Ma a tavola, è peccato. È peccato. Vabbè padre, con lei è veramente difficile, ma sicuro che lei è una persona di fede? Allora, io non la porto per ovvi motivi, perché sembra brutto, ma ce l'ho conservato nel cassetto, non ti preoccupare. Padre, onestamente, io credo che lei non possa fare il prete. Ah no? Salvini e Barbara D'Urso recitano il rosario in televisione, io non posso fare il prete, ma che sto per fare? Ma a proposito, come vanno i video su YouTube? Benissimo! Questa settimana ho fatto 1 milione di visualizzazioni. Fantastico! Forse è stato il periodo pasquale ad avvicinare tutti alla chiesa. Cristo, vero fa? Ma quale periodo pasquale? Ho cambiato il titolo del video. In che senso? Invece di mettere Padre Salvo dice la messa, ho detto Padre Salvo gioca a Fortnite. Poi cliccano e esci che dica la messa. Ma è peccato! È peccato! Così li ha presi in giro. E infatti nei commenti ho avuto un sacco di parolacce. Ma come parolacce? E Padre Salvo, all'anime! No, padre, per favore! Vabbè, comunque sono tutti peccatori. Voi peccatori, mandatemi il messaggio col WhatsApp, io poi vi do la penitenza. 150 flessioni, 3 Padre Nostro e 2... Ave Maria. 2 giri di campo. Ma come giri di campo? Ma questo vero fa... Vabbè, padre, ci vediamo la settimana prossima. Ciao a tutti, ciao a tutti. Ovviamente ringraziamo Padre Salvo per le sue, come dire, manie. Sì, è un uomo molto di chiesa. Ma invece ringraziamo a Salvatore Gisonna, grazie per questa sua interpretazione sempre carina. Adesso passiamo a una cosa molto importante. Sapete che in casa ultimamente c'è troppo stretto rapporto con la moglie e quindi l'amore ai tempi del Covid com'è diventato? Luca Alvino, ma come ci fa con te? Tu ti devi fare rispettare! Amore! Vengo subito! Sì, faccio i servizi! Scusa, Luca! Buongiorno, amore! Buongiorno, amore! Altro che complicità, ormai la donna ha gli stessi diritti dell'uomo da anni, anzi ci ha anche superato! Ragazzi, vi voglio far subito vedere altri saluti velocissimi del mio amico Cristiano Di Maio, ovviamente il mio amico di Medisud, di Ivan e Cristiano, andiamo a vedere i suoi saluti. Invece di che si occupa? E comunque sono le spot
responsabile della ricerca di gruppi di specie viventi composti in prevalenza da porcelle allo scopo di raccogliere informazioni sufficienti per entrare nel loro organismo fino a prendere completamente conoscenza. E cioè? Sto appresso alle ragazze dalla mattina alla sera. Mi collego con il mio amico Luca Alvino, io qui mi sto allenando per tenerci in forma in questo periodo di attesa, di stasi, e niente, teniamo duro, cerchiamo di essere positivi, di essere ottimisti e di cercare di fare la massima attenzione ancora per un po', perché questo è un momento delicato, ma noi riusciremo a venirne fuori. Forza, forza, un bacio a tutta la redazione del TG di Luca. Ciao Luca! Grazie Cristian, grazie Cristiano Di Maio, un abbraccio, un bacio, speriamo di poterci vedere presto. Adesso purtroppo salta il servizio per le uscite importanti e sono costretto a mandare subito il servizio della musica rap ai giorni d'oggi Covid. Tutti a casa le, tutti a casa le, tutti a casa le. Papà, serve un governo di prima necessità, 30 secondi fa, quindi che senso ha? Chiediamo agli artigiani reperibilità. Con grande attenzione e responsabilità, una maggiore liquidità, un comitato scientifico che ci deve guidare. C'è una in particolare del conto, la notizia di 8, conto, post terremoto, conto, non lo diciamo per voto, conto, ci sono in gioco. Grazie a Claudio Dodoi per queste immagini prese dal web, dalla sua pagina Facebook, seguitelo. Ragazzi, purtroppo devo chiudere, siamo arrivati alla fine. Grazie a tutti gli amici che hanno partecipato. Chissà se ci rivedremo. Adesso, sigla.